tua vita sia una continua ricerca. Una ricerca, un crescendo, ma anche un incontrarsi per poi ricercarsi e trovarsi ancora. Che l'altra, non sono mai un possesso. Allora la ricerca indica che nell'incontro l'altro diventa parte di me. Non la possiedo, non lo possiedo, ma mi appartiene, ci apparteniamo, cioè siamo parte di un'unica realtà. Segue ancora e giorno e notte pensa solo a te e non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un altro e non a me. Thank you.